credo che anche oggi si dimostri l'importanza di fare memoria su una vicenda certamente molto lontana, che è la strage di Ustica, ma che ha bisogno di essere ricordata dagli studenti, dai giovani, dalle scuole, dagli insegnanti, che costantemente portano anche i giovani studenti a Bologna, al Museo per la Memoria di Ustica. E questa è una vicenda lontana, ma non possiamo mai dimenticare che è una vicenda rispetto alla quale abbiamo conquistato la verità sulle cause. Io voglio sempre ripeterlo: il 19 è stato abbattuto all'interno di un episodio di guerra aerea, guerra di fatto e non dichiarata, dice il giudice Rosario Priore già nel 99, consegnandoci la verità sulle cause. Ancora non sappiamo delle presenze certe di quella notte in quel cielo di aerei americani, francesi, inglesi, belgi e alcuni con il transponder spento, probabilmente libici, chi abbia abbattuto il 19, ma questo era il contesto, questi erano gli attori e in quel momento quel 19, quell'aereo con i nostri 81 cittadini italiani si è disintegrato e i nostri cari sono morti. Dobbiamo allora ancora conquistare quest'ultimo pezzo di verità. Chi ci ha potuto abbattere un aereo civile in tempo di pace? Il mio paese, il governo del nostro paese deve, io credo, sforzarsi un po' di più, e un po' di più è eufemistico, deve sforzarsi molto per riuscire a ottenere anche quest'ultimo pezzo di verità dai nostri alleati, non sono altri, sono o americani o francesi.